Allora, mentre me ne sto bello, comodo, spaparanzato sul divano, io riempio tutto quanto. Qua. Sto portando tutti i contenitori da casa. E aspetta, ah no, devo dare ancora una pulita qua. Dai, sinceramente arrivano, no, porco Giuda. Alessio! Ale! Dai. Neves! Buona! Sì, buona! Le padelle sotto, buona. Qui ci mettiamo... Sotto i detersivi e sopra l'olio. Qua le pattumierine, l'acqua, ok, e basta. Quindi adesso pulisco basta. Qua, basta. Ieri sera ci siamo sdraiati, abbiamo aperto tutto il divanetto, ci stavamo in due e avanzava ancora due spalle. Ci siamo addormentati, eh. Abbiamo posizionato il mollettone con il portatelefono, con la luce. Ci siamo spapparanzati qua sul divano. Ci siamo guardati i nostri film su Netflix. Ci siamo svegliati tutti rimbambiti. Tutti, eravamo in due. E quindi non abbiamo controllato che lo blow era chiuso. Sì, guarda. Perché non ha piovuto stanotte. Stamattina quando siamo arrivati ho detto no. Trovavamo il disastro, se no. Trovavamo i pesci rossi nel camper, vero amor? Madonna, meno male che ci è andata bene, anche perché sono giorni in cui devi tirare l'acquazzone. Quindi... Buona? Era plausibile. Andiamo avanti qua, poi puliamo il bagno. Ma c'è scritto bagno sullo spruzzino? Sì, perché... c'è scritto bagno e pulisci il mobile? Sì, perché è l'intruglio di acqua aceto che faccio io per disinfettare, per pulire il bagno. Dopo daremo anche la ricetta su questo? Sì. Sull'intruglio di acqua aceto? E... ci sono dei prodotti che faccio io, che uso sempre. Vabbè, spieghiamo che comunque la maggior parte dei prodotti che utilizziamo per la pulizia della casa li facciamo noi. E sono ecologici. Sì. Daremo poi le... E non sono un anno che li facciamo, no. Non c'entra niente con la... Col camper, esatto. Sono penso 4-5 anni. E anche di più, ma... Anche di più, forse, certo. Niente, saluta i pedicini. A dopo. Ciao Miss. Eccoci al rimontaggio di tutto. Quanto il cassetto, visto che adesso tutto quanto il cassetto e tutto quanto, nel senso il telaio e i cassetti, tutte quante eccoci cose. Qua il remontaggio di tutto quanto il cassetto. Madonna, sto periodo qua ci sta facendo sbadare un po' tutti, eh. Così togliamo dalle scatole tutto quello che c'è in bagno, io posso pulirlo finalmente, se no qua la storia viene lunga, eh. Esatto. Intanto il tempo se ne va. Intanto io sono sdraiata. E non ritorni più, bambina. Ma che bello poter sdraiarsi. Quindi adesso devi infilarli dentro così solo i cassetti? Oh, eh. Ah, ma fissati. Devo mettere le guide. Metto così. No, ma non ci sono già le guide sui cassetti? Sì, devo fissarle però. Sì, ok. Però metto i cassetti così. Metto sul legno, metto in casa. Oh Maria Santa! Maddalena! Scappata le noci! Maria Maddalena! Scappata di notte, cosa significa? Dai bombazza! Lavoriamo qua, mica sta lì. Io sto filmando, ti lavora tu! Ah, tu mi filmi il lavoro? Eh sì! Di solito, come faccio? Mentre tu pulivi, io sto filmato. Sì, solo che io con te l'ho fatto per 7 mesi. Ti ho fatto 5 minuti. Oh, non c'è un bilanciamento giusto qua. No. Ho sproporzionata la cosa. Cosa guardi in alto? Sto guardando se nella mutande di qualcuno. Dai, va là. Ma possibilmente senza mutande, eh. Grazie. Se devi scegliere. Sai che devo riflettere? Infatti io non faccio le cose di corsa, sono fatto così io. Metto, guardo, osservo, rifletto e poi vedo. Anzi, sono diventato, non sono fatto. Hai ragione, perché prima eri più impulsivo. Ero più impulsivo. Quindi facciamo che gli lasciamo tutto il tempo che serve. Ecco, gli lasciamo tutto il tempo che serve per la pausa di riflessione e quando ha riflettuto ci vediamo. Vediamo cosa. Quello su cui ha riflettuto, insomma. Oggi facciamo la prova con Swami e proviamo a portarla in camper. Vediamo come reagisce, perché Argo non gliene frega niente di nessuno. E lei, boh, insomma. Vediamo, va. Intanto scorrazza in giro. Vediamo cosa fa quando sale. Per
perché prima non l'abbiamo mai portata perché c'era in giro e stavamo lavorando, c'era in giro di tutto. Vediamo cosa fa. C'era in giro di tutto. Vediamo come reagisce. Ma te, ma sembra che capisce. Vieni già qua. Che è questo. Come mai? Fammi. Sente l'odore. Vieni qua. Vieni. Resta. Platz. Sembra una lontra. Brava, sa. Non decisa. Resta. Su. Vabbè, ci vogliamo fare un bel caffettino qua. Viene, già che portiamo anche Swami, va. Visto che l'altra volta abbiamo portato Argo, come vi abbiamo spiegato tutti e due insieme, no. Vediamo come si comporta, va. Non so, si deve solo acclimatare. Abituare. Esatto. Brava, Suamotti, brava. Brava, Swami. Talmente sei brava che ti do il biscottino. Piano, piano. Madonna santa, il bausciamento. Aspetta, perché uno glielo divido sempre a metà, perché questo è ingordo, lo manda giù. Dove è andato? L'hai trovato, Swami? Ma dove è andato? Ma l'ha perso dietro, che non capisco se è dietro là. Oh, madonna santa. Allora, aspetta, vediamo un secondo. Sa che faccio il caffè, dai. Mi sa che è andato dentro nel buio qua. Aspetta, scusa. Occupa lo spazio di tre cani. No, magari se l'è mangiato e sentiva l'odore e pensava ce ne fosse un altro. No, allora se l'è mangiato, amore. Devo che sia. Va bene, dai, adesso faccio il caffè così ci rilassiamo qua un attimo, eh. A dopo. Platz. Brava. Brava. Guarda che sta arrivando con la merenda. Mamma mia. La merenda mattutina. Li facciamo oggi venire. Sì, tra l'altro la merenda delle 12:30. Perché si mangia la 2:30 oggi, quindi. Ma le non c'entra niente. Quanta acquolina in bocca facciamo venire? Questa cos'è, la torta? Plum cake con barbabietole, noci e cacao. Diamo la ricetta di questa? Chi la vuole? Felicini, la volete la ricetta? Latte, sì? Caffè, latte menta. Sì o no? O no. Va bene. Dai, Chico, fermati, break. Freddo? Arrivo. Filmami mentre godo da mangiare questa fantastica torta plum cake alla barbabietola e noci. E noci. Che dici se mi passi una fettina anche a me? Ah, qua dov'è? Grazie. Chico, la vuoi? Grazie. Chico è della squadra latte menta. Papà della squadra latte caffè. No, anche lui piace la menta. Però siccome la mincia piace tanto a Chico, noi della rubiamo. Buona. Che bello vedere il campo sempre così in ordine. La novità di oggi, scusate, intanto ho finito di masticare. Che Alessio, il serramentista, è venuto a prendere le misure definitive di tutti i serramenti. Non chiamiamolo Alessio il serramentista, chiamiamolo il nostro amico Ale, sì. Cioè, perché è cresciuto con noi, siamo dalla stessa leva, quindi. Sì, no, il nostro amico Ale, rifacciamo allora. La novità di oggi è che il nostro amico Ale, il diciamo falegname serramentista, è venuto stamattina a prendere le ultime misure precise di tutte le finestre. Tanto il materiale arriverà mercoledì. E settimana prossima ci monti e serramenti. Andiamo da Luca Pannone. Gli abbiamo chiesto l'autorizzazione per filmarlo, ma anche lui è ricercato dall'FBI, non vuole farsi filmare. Tutti vergognosi! Quindi settimana prossima filmeremo suo figlio filmeremo Alessandro. Filmeremo il montaggio dei serramenti con suo figlio Alessandro, e se ci sarà qualche suo dipendente, infatti, chiederemo l'autorizzazione anche a loro. Esatto, quindi è così. Siamo felicini! Una volta fatti i serramenti, dai, è tanta roba, Così lasciamo la casetta ai due piccioncini, che non ci vogliono più, basta. Basta, dobbiamo svolgere. Ci ha stati a farlo crescere. Abbiamo cresciuto con tanto amore. Momento triste. Devi spiegare le ali.
Vero Chicco, che devi spiegare le ali? Qua sta piangendo. Va bene, allora ci riaggiorniamo, come sempre. Sono arrivati i pistoni per il baule. Sono arrivati i pistoloni. Uno già messo. Perché non erano più affidabili, giusto, quelli di prima? No, direi di no. Vedi qua. Si mette dado e contro dado. Così. Ok. Adesso per una rondella va che non puoi finire il lavoro. Ci sono le rondelle, Ma lo so. Provata. Ecco, vedi. Non seguirmi dappertutto. Ti sto stalkerizzando. Ti gira la testa? Ecco, mi sono alzato di colpo. Per forza, bravo. Sto stalkerizzando, mi piacere. E Vince, che cosa ci vuole? Ci vuole Hulk per chiuderlo. Sì, va bene, dai. Va bene, tanto fammi provare a me. Meglio così. Vediamo se ce la fai. Vediamo. Poggia le tette, poggia le tette. Con tutto il peso non riesco. Poggia le tette che si abbassa. Vedi, poggia le tette. Bestia, dai. Veramente non ce la fai. Bellissimo, sì, sto scherzando. Madonna. Che mezza, sì. Dai, ma veramente? Non mette sotto le dita però, Dai! Sì, va bene. Spingi. Fai così a spingere. Adesso però. Tira su. Tira verso di te. Occhio che ti porta verso la luna. Dove l'ha trovata? Devo Vai. Sollevarti? Vai. Alza. Alza, più di così non va. Se ce la fai alzarla pieno pieno. Ok. Posso lasciare? Sta cosa è impegnativa. Sta pieno pieno. Ok. Posso lasciare? Voilà. Inizio qua, che dico, che segno. Vediamo come si chiude. Mi sono ferita. Perfetto, guarda. Tanto. Cavolo, così è comodo, fischia.